Eccoci di nuovo con Mister Pernice, allenatore dell'Insieme Formia. Quindi una settimana immagino tranquilla, che anche se comunque il derby alle porte, è addirittura domani, quindi sì, sì. Sarà interessante questa partita. Un derby è sempre derby. È andata immagino bene, anche se il risultato comunque di parità, quindi è positivo contro la Louis Roma, quindi sicuramente insomma si può essere soddisfatti. Poteva andare meglio, ma chiaramente bisogna accontentarsi. Sì, sì, buonasera. L'analisi iniziale è corretta, poteva andare meglio sicuramente. Ci accontentiamo di quello che riusciamo a raccogliere in questo momento, perché è inutile stare là a recriminare oppure stare a giustificare, perché secondo me non serve proprio a nulla. L'unica cosa che fa piacere è che siamo riusciti comunque a muovere la classifica su una partita complicata, difficile, dove lì è veramente dura. La Louis in questo momento è una squadra, diciamo, rognosa, tosta, però ripeto, noi forse veramente meritavamo qualcosina in più. E ancora una volta siamo riusciti solo a portarci il pareggio e va bene così. Poi per quanto riguarda domani, siamo pronti. Domani vogliamo fare un regalo ai nostri tifosi, il Natale alle porte, per cui vogliamo fortemente fare questo regalo. Se ci si riesce, bene, altrimenti dovremo poi rispettare il verdetto del campo. Quindi, e poi in più vorremmo anche farcelo a noi questo regalo, perché i ragazzi in questo momento si stanno applicando veramente tanto e stanno lavorando forte, lo dico sempre, quindi anche per noi e la società tutta sarebbe poi una bella cosa. Però, ripeto, bisogna sempre onorare il verdetto del campo. Sicuramente, anche perché l'unica cosa, diciamo, positiva potrebbe essere, non una cosa, l'unica cosa interessante, diciamo, è il fatto che se ci sia un riscontro di pubblico sarebbe quello anche una cosa bella da vedere, il pubblico delle grandi occasioni. Assolutamente, assolutamente sì, e poi questo è quello che fa bene al calcio, che fa bene allo sport, questo tipo di partite che io tutta la settimana, questo ho predicato pure con i ragazzi, queste sono le classiche partite che tutti vogliono partecipare dall'inizio, tutti vogliono fare, e quindi va bene. Per quanto riguarda il pubblico, sono anni che le due tifoserie si scontrano, però c'è stata sempre comunque massima correttezza, c'è stato sempre, al di là degli sfottò e cose, che sono sempre sani e fanno anche bene alla salute. Quindi ripeto, ci sono tutti gli ingredienti che domani possa uscire fuori una bella partita. Anche perché sono due realtà calcistiche, Formia e Gaeta, che sicuramente meritano qualcosa in più, ma è chiaro, in questo momento c'è l'eccellenza e quindi si guardano queste gare di grande qualità, anche perché sono due grandi squadre e quindi dovrebbe venire fuori un bello spettacolo. Sì, assolutamente sì, sono tutte e due piazze importanti dove effettivamente meriterebbe pure qualcosa in più, però come hai detto tu, in questo momento siamo questi e va bene così. Per quanto riguarda il Gaeta, noi siamo anche consapevoli che in questo momento è una squadra, oltre al fatto che sta seconda in classifica, viene da un periodo, diciamo, molto molto positivo, in quanto sta giocando un buon calcio, c'ha giocatori importanti, quindi noi siamo fortemente consapevoli di questo aspetto e di queste situazioni. Ripeto, poi quello che deve prevalere secondo me è il Formia di sempre. Noi comunque rimaniamo nel dire che siamo Insieme Formia, siamo una squadra che abbiamo dimostrato anche con partite complicate quale quelle del Soro, abbiamo fatto un regalo alla nostra tifoseria e domani andiamo lì per fare la stessa situazione, cioè andremo lì per fare la partita, vincerla, è chiaro, il massimo rispetto per tutti, però il Formia è sicuramente questo, l'abbiamo anche dimostrato domenica, lo ripeto, perché per chi non ha visto la partita siamo andati forti, quindi dobbiamo solo stare tranquilli e andare sui campi con la mentalità giusta. Quindi sta giocando al Formia, quindi deve solo cercare, deve solo inalterare i risultati positivi, insomma. Sì, sì, risultati negativi, cioè positivi, è chiaro che vanno sempre sulle prestazioni ed è quello che esce fuori dalla partita finale, quindi su questo non puoi recriminare. Noi che siamo all'interno e sappiamo come giochiamo e che tipo di partite facciamo, è chiaro che nel nostro io abbiamo qualcosa da recriminarci e questa è anche la forza che ci fa andare avanti, perché sappiamo che in questo momento per noi, lo dico senza peli sulla lingua, sappiamo che la classifica per noi è un po' bugiarda, ma anche qualche punticino ci manca, però demerito nostro, quindi ne prendiamo atto, andiamo avanti e lavoriamo sempre più forti. E lo ha detto anche Belamino del Gaeta, che la classifica del Formia, dell'Insieme Formia, non è reale. Che cosa ne pensi di questo Gaeta, appunto, di Belamino? No, l'ho appena detto, a parte l'allenatore lo conosco anche come ragazzo giocatore, quindi
è uno che c'ha voglia, è uno che è emergente, chiaramente secondo me non c'è nemmeno bisogno di presentazione. Per come lo conosco io, penso che sia un ragazzo che sul territorio faccia solo bene alla piazza sportiva, al di là di questo momento che poi noi allenatori siamo anche un po' destinati a girare, no? Con lui diciamo che le società sicuramente prenderanno un allenatore qualificato e poi il bagaglio diciamo di esperienza, quello è un altro discorso, quello lo devi acquisire per forza con le battaglie che fai mano a mano e con il percorso. Quindi sicuramente da questo punto di vista Gaeta non manca nulla. La rosa, che dire, conosciamo tutti, da Genova Vidal in primis fino ai ragazzi che anche l'anno scorso qualcuno ha militato qui. No, diciamo che c'è tutto l'ingrediente giusto per fare un campionato di alto vertice, cosa che stanno facendo, quindi non c'è bisogno di mia presentazione. Quindi, però ripeto, noi siamo il Formia e in questo momento daremo vita dura a tutti. Certo, a livello di rosa tutto a posto oppure ci sono problemi, diciamo così? No, avevamo qualche affaticamento perché venivamo da questo 15 giorni tra Coppa e due partite dure, tra quella diciamo di la Luis, affaticamente siamo stati bravi a recuperarli, quindi domani penso, eccetto Gaeta, che non vogliamo assolutamente rischiarlo, per il resto tutti disponibili. Non abbiamo problemi. D'accordo, allora in bocca al lupo, appuntamento a domani, speriamo che sia prima di tutto una bella gara, poi chiaramente vinca il migliore oppure chi è più fortunato. Fortunatamente questa fortuna, come dici tu, la devi andare a prendere, la fortuna non esiste, devi andare se vuoi qualcosa la devi a prendere, quindi va bene così, grazie. Anche perché, buona giornata a te, anche a te.